Per tre giorni Trieste diventa la capitale della pneumologia, la disciplina medica che si occupa di malattie respiratorie. Dal 3 al 5 aprile si tiene infatti accanto a Piazza Unità Pneumo Trieste, la rassegna scientifica organizzata dalla pneumologia triestina, diretta dal professor Marco Confalonieri, che ogni anno fa incontrare scienziati, medici e operatori sanitari coinvolti nella ricerca e nella cura delle malattie respiratorie. La pneumologia in particolare è una disciplina importantissima perché fanno capo a questa disciplina delle patologie molto diffuse, patologie croniche, pensiamo alle broncopneumopatie croniche che richiedono interventi importanti della sanità e che riguardano moltissime persone. E quindi oggi ai medici chiediamo non solo di saper fare bene i medici, che è una cosa importante, ma anche a sapersi relazionare con tutto il sistema, anche tra professionisti diversi, per poter garantire ai malati cronici la possibilità comunque di essere curati per stare meglio, per vivere meglio anche la cronicità. Le malattie respiratorie sono in aumento un po' in tutto il mondo, in particolare quelle croniche, fumo, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, ma anche aumento dell'età media della popolazione sono tra i principali fattori di rischio. Pertanto tosse, catarro e difficoltà respiratorie sono tra i principali disturbi che spingono tante persone a rivolgersi alle strutture sanitarie. Per esempio nell'ultimo anno abbiamo avuto più di 26.600 prestazioni per esterni e quindi l'ospedale in quanto tale non può far fronte a questo tipo di malattie. Dobbiamo cercare delle cure, delle terapie che possono ridurre la cronicità e soprattutto dobbiamo cercare una risposta anche sul territorio, come si sta cercando di fare con i medici di medicina generale, con i distretti, con il territorio, come già sta facendo il centro cardiovascolare.